mamme e papà all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar. E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera. I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento. L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti. Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi. Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte. L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate. Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo. Ferragosto alle spalle mentre si consumano sempre più rapidamente gli ultimi giorni delle vacanze estive. Il conto alla rovescia verso la ripresa della scuola è iniziato e condurrà inesorabilmente i nostri figli verso un nuovo anno scolastico. Abbiamo preparato per voi, cari colleghi genitori e anche figli all'ascolto, un episodio molto pratico per vivere il back to school, il ritorno a scuola, perché la preparazione è la soluzione migliore per non andare in sbattimento già all'inizio di settembre. Ma perché? Quando è che ricomincia la scuola? Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'ordinanza sul calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2022-2023, pubblicato il 13 agosto. Ordinanza pubblicata il 13 agosto. Sappiamo che l'esame di Stato che conclude il primo ciclo di istruzione sarà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni, quindi intorno all'inizio metà giugno, e il 30 giugno, e questi calendari saranno definiti istituto per istituto, mentre la maturità, che diciamo è un evento di svolta nelle vite di tutti noi, inizierà il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30 con la prima prova scritta. Anche il giorno d'inizio dipende da regione a regione. Certo. Quindi anche questo dipende da. Cari iscritti all'ultimo anno delle superiori, ci dispiace per voi in realtà. La prima cosa da puntare sul vostro nuovo e fiammante diario è proprio l'ultimo giorno di scuola. Ma parliamo delle cose interessanti. Quando staremo a casa da scuola? Per qualcuno la prima festività coinciderà con le elezioni politiche previste per il prossimo 25 settembre 2022. E a proposito di elezioni, stiamo studiando i programmi dei partiti che si presenteranno alle elezioni, li stiamo anche chiedendo, per conoscere e confrontare quelle che sono le proposte sui temi che riguardano noi genitori. Perché oltre a essere genitori, utenti e contribuenti, siamo anche lettori. Questo non dobbiamo dimenticarcelo. Perciò noi vi invitiamo a esercitare il vostro diritto di voto il 25 settembre 2022 e a scegliere con coscienza lo schieramento politico che crediate meriti il vostro voto e portate i bambini ai seggi, perché dobbiamo educare anche loro a esercitare il loro diritto a votare. Sono davvero d'accordo con te. Torniamo però al nostro calendario delle festività di quest'anno scolastico. Tutti pronti a segnarle e a fare incastri per pianificare ferie, viaggi e weekend lunghi? Siamo prontissimi. Abbiamo riportato tutto sul sito per cui potete andare a leggere con calma, ma ci teniamo proprio a buttarveli lì così potete iniziare a macinare. 1 novembre 2022, martedì, festa di tutti i santi. 8 dicembre 2022, giovedì, Immacolata Concezione. 25 dicembre 2002, sarà domenica ed è Natale. Il 26 dicembre 2022, lunedì, Santo Stefano o Boxer Day. Sì, in inglese è Boxer Day. Ok, non l'avevo mai sentito. Va bene, siamo a posto. Andiamo avanti. E il 1 gennaio 2023 invece sarà domenica, quindi capodanno di domenica. Il 6 gennaio 2023, venerdì, l'Epifania. E poi saltiamo fino al giorno di lunedì dopo Pasqua, il 10 aprile 2023.
che sarà Pasquetta o Lunedì dell'Angelo, come preferite. Cioè, vuoi dire che dal 6 gennaio al 10 aprile non abbiamo vacanze? No, ci sarà in mezzo sicuramente carnevale, ma il calendario varia da diocesi a diocesi. Okay. Il 25 aprile 2023 sarà un martedì ed è l'anniversario della liberazione. Ed è festa nazionale anche in Portogallo, nel caso state pensando qualcosa per il Portogallo, ricordatevi, il 25 aprile è festa anche là. E poi c'è il 1 maggio che cadrà di lunedì, festa del lavoro. Il 2 giugno, martedì, festa nazionale della Repubblica. E poi c'è il santo patrono, che è una mina vagante perché quello dipende da comune a comune. A Pergine si festeggia la Natività di Maria Vergine il giorno 8 settembre, che quest'anno cade giusto il sabato prima del rientro a scuola, quindi ragazzi è andata male. Bene, ci saranno anche quest'anno le misure di sicurezza Covid-19 a scuola? Possiamo escludere la possibilità di tornare in DAD nell'anno scolastico che sta iniziando? Probabilmente no. Però possiamo ridurre il rischio prendendo un po' di precauzioni sia in famiglia che a scuola. Il Ministero dell'Istruzione ha rilanciato le indicazioni operative per le scuole che ha pubblicato l'Istituto Superiore di Sanità il 5 agosto 2022, quindi è appena uscito. Ci sono una serie di norme che comunque conosciamo già, che sono norme tutto sommato di comune conoscenza, quindi se avete la febbre non andate a scuola, bisogna igienizzare le mani frequentemente, le mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare delle forme severe di Covid, la sanificazione dei locali, gli strumenti per la gestione dei casi sospetti confermati e dei contatti. Questo è un argomento delicato. E poi i ricambi d'aria frequenti con l'apertura delle finestre. E poi ci sono un po' di cose anche nel caso che qualcosa vada storto, quindi che ci siano dei contagi. E torniamo sempre a soluzioni che già abbiamo conosciuto recentemente. Possiamo dire che consigliamo a tutti di verificare direttamente con la scuola come saranno attuate queste misure, sicuramente ce lo faranno sapere in una delle missive che dalla scuola giungono e quindi sapremo come comportarci in tal caso. E dopo le notizie ufficiali passiamo alla parte più difficile, l'organizzazione familiare per il back to school. E partiamo con la prima cosa che ci è venuta in mente e che ci ha fatto sudare veramente freddo. Sì, riprendere le nostre routine del mattino e della sera, perché tornare all'interno di orari prestabiliti e di doveri di ognuno ci porta a doverci preparare e affrontare le cose con una routine, altrimenti non ne veniamo fuori. Quindi ci prepariamo ad affrontare questi mesi intensi di orari organizzati per lo più da altri, impegni e attività pianificate che all'inizio sembrano sempre pianificate molto bene, ma poi col passare del tempo non so perché tutto si accavalla e si complica. Partiamo dalle cose più difficili e questo credo sia comune a tutti i genitori: svegliare i bambini e mandarli a dormire. Siamo ai due estremi della giornata e sono i momenti di maggior disagio da un certo punto di vista che si vivono in famiglia. E noi non abbiamo consigli da dare, però possiamo raccontarvi la nostra esperienza, cosa ha funzionato meno e come stiamo cercando di affrontare il tutto, considerando che oltre alla piccola che quest'anno fa la quinta elementare, abbiamo anche il piccolo che inizia l'asilo. L'asilo nido. Partiamo dalla routine del mattino che già mi... ho già tutti i sudori freddi, è una tragedia. Quindi partiamo dalla fine. Partiamo dalla fine. Ok, allora teoricamente l'obiettivo della routine del mattino è quello di arrivare dove dobbiamo andare in orario con tutto quello che ci serve sostanzialmente, quello che occorre, che già è complicato dirlo, in realtà figuriamoci farlo, quindi
Vediamo se ci riusciremo. È facile da dire, però sì, suona sì, anche bene. Sì, eh? Insomma. Arrivare dove dobbiamo andare in orario con tutto quello che ci occorre è facile da dire. Bene, come ci riusciamo tutte le mattine? Mi viene da dire subito che non ci riusciamo tutte le mattine, ma ci proviamo con grande determinazione e costanza e cerchiamo soprattutto di organizzarci. Quindi stabiliamo una routine. Sì, stabiliamo una routine che parte con i genitori che si svegliano prima. Noi... Ah, sono convolto anch'io. Sì, cara. Oh, speravo di dormire di più quest'anno. No, dormi un po' di più, però ci svegliamo intorno alle 5, 5 qualcosa e questo ci permette di ritagliarci il tempo per noi. Poi io in questo tempo che ci ritagliamo per noi ti preparo il caffè e te lo porto. Beh, questo sembra anche il minimo perché sai che io altrimenti non parto, quindi bere il caffè in santa pace, in solitudine, in silenzio mi sembra... un diritto. E anche con la colonna sonora giusta che annuncia l'arrivo del caffè. Grazie Biagio. Anche quella è importante. Bene, quanto tempo abbiamo di prima mattina? Circa un'oretta e mezza. E lì, ok, ci sta lo spazio in bagno per ognuno, quindi igiene personale, ma noi ci mettiamo dentro anche la meditazione, la scrittura e la lettura, perché finiamoci se ci manca un libro, e un po' di esercizio fisico, anche se io sono quella non che con ne grande fa costanza. Meno di tutti, però sì, sappiamo che è importante. Tutto questo sempre se Ethan ci permetterà di farlo, perché i suoi orari sono assolutamente fantasiosi e imprevedibili. E poi c'è la parte peggiore di tutta la mattina, che è svegliare i bambini. Questa è veramente la parte peggiore, la più difficile, quella che mette più a dura prova i nervi e i tentativi ripetuti di svegliare i bambini ci portano anche a diventare creativi e alcuni giorni crudeli con loro per svegliarli. Parla per te. Lo scopo, ricordiamo, è sempre quello di arrivare a scuola in orario. Mm-hmm. E per noi vuol dire camminare a piedi in modo da non incontrare la coda di macchine in attesa di passare allo stop. Lo stop in fondo alla via. E diciamo che tra lamenti, proteste, tutta la parte di igiene personale, vestizione, la colazione, diciamo che riusciamo di solito a uscire di casa verso le 7.35 a raggiungere comodamente la scuola 15 minuti dopo a piedi. Non abbiamo detto che ora svegliamo i bambini. Non l'abbiamo detto, ma... circa un'ora prima, più o meno, verso grosso modo verso le 6:30 iniziamo. Iniziamo. Poi, quando iniziamo, quando effettivamente... si tira giù dal letto, ne passa. Ci vuole un pochino. Assolutamente. Però noi abbiamo... un asso nella manica. Abbiamo un asso della manica, siamo stati molto creativi, abbiamo... cercato di sfruttare la tecnologia in tutti i modi possibili e immaginabili, perché la tecnologia non è cattiva di per sé, soprattutto quando diventa complice dei nostri piani diabolici per svegliare i bambini. E quindi abbiamo sviluppato questa routine mattutina sfruttando gli smart speakers che abbiamo in casa, in modo che ci aiutino a scandire i tempi, le azioni, con musica, messaggi minatori, conti alla rovescia. Funziona bene. Sì. Diciamo che ogni tanto va ritarata, va cambiata magari la musica, insomma, ogni tanto va rivista, ma funziona bene. Un altro trucco che utilizziamo, che in realtà non ci siamo inventati, ma nasce nella notte dei tempi, è quello di preparare il più possibile la sera prima. Quindi, ovviamente, le frasi più gettonate e ripetute dai genitori sono: prepara la cartella la sera prima, prepara i vestiti la sera prima. Potrebbe essere anche la colazione, quello che si può, chiaramente. Sì, non il cibo, ma ecco, apparecchia, prepara la moca e quello che serve, perché noi facciamo ancora il caffè con la moca e ci teniamo a questa abitudine. Prepara la merenda, prepara la borraccia, da riempire chiaramente poi al mattino, ma se è tutto già pronto dalla sera prima, facciamo sicuramente prima. E ci fermiamo qui. Ok. <Sì. ride> Però insomma, il prepara la sera prima è un ritornello che si sente spesso. Avere tutto pronto effettivamente abbassa molto la soglia del conflitto della mattina, perché
insomma, la mattina c'è conflitto, c'è poco da dire. Il sbrigati, dai, muoviti, siamo in ritardo. Sei ancora lì! Sembra che i bambini lo facciano apposta, anche se non è così, e di questo ne abbiamo parlato in un'altra puntata, quindi sappiamo che i bambini non lo fanno apposta, non hanno questo desiderio incredibile di farci arrivare per forza in ritardo o arrivare in ritardo loro, è proprio una concezione del tempo differente dalla nostra. E poi l'altra cosa che proviamo a fare, e non riusciamo a fare tutte le mattine, è sorridere. E se non avete visto Jerry Maguire con Tom Cruise, un film del 97, andatevelo a vedere. Non andate a vedere la dichiarazione d'amore o il coprimi di soldi, ma quello che in uno degli spezzoni suo mentore Dickie Fox gli ha insegnato su come iniziare la giornata. E cioè? I love getting up in the morning, I clap my hand and I say this is going to be a great day. Io adoro alzarmi la mattina, batto le mani e dico oggi sarà un grande giorno. Ma sei serio? Ma la mattina, ma ti ricordi come siamo noi la mattina? Tu non mi senti, vero? Prima di uscire di casa. Oh mamma. Vabbè, sai che io, sai che io vado a nascondermi, chiudo tutto e vado a farmi sessi davanti allo specchio. Ok, vabbè, fateci sapere come va, però spiarti. Va bene, okay. Abbiamo parlato del mattino, passiamo alla sera. Cioè, scavalchiamo così tutta la giornata come se niente fosse. La giornata sopravvivi. Sì, più o meno. Ma l'altra parte difficile è la sera, perché okay, tu li devi alzare al mattino, ma poi li devi mettere a dormire la sera, in qualche modo. Va bene, va bene. La sera, regole chiare, fisse e sempre quelle. Niente schermi dopo cena. Numero uno. Vai. Prepara la cartella prima di cena, possibilmente, che così ce la siamo tolta. Prepara i vestiti, anche qui dipende, o prima o dopo cena, a seconda di quante problematiche ha la bambina o il bambino nel prepararsi i vestiti. Diciamo che fatto insieme alla cartella aiuta. Ci siamo tolti a ottimizzare il pensiero, i tempi. Sono d'accordo. Igiene personale. Ovviamente dopo cena si lavano i denti più tutto il resto, e anche questa è una discussione infinita. E ultima regola, luci spente non oltre le 21:45. E quel punto. E noi, se Ethan ce lo consente, seguiamo a ruota e crolliamo miseramente. Sì. Hai detto di cosa facciamo in mezzo a tutta la giornata, quindi li alziamo la mattina in qualche modo, li mettiamo a dormire la mattina in qualche modo. La sera li mettiamo a dormire, non la mattina. Hai ragione tu. Si vede che siamo già confusi. Ho già le crisi, esatto, di panico, esatto, prima di iniziare. E l'altra cosa che abbiamo fatto per riuscire a non dare fuori nel corso delle giornate è gestire un calendario condiviso. Perché intersecare gli impegni e gli orari di tutti è complesso, è difficile, non è impossibile, e questo è un altro aspetto della vita familiare che la tecnologia ci ha aiutato a rendere più fluido. Non ha risolto tutti i problemi, ha migliorato di molto però la nostra capacità di gestire gli orari, i tempi, gli spostamenti in modo efficace. Assolutamente, e devo dire che in questo modo il calendario condiviso permette di condividere anche la responsabilità e gli impegni, altrimenti il rischio molto spesso è che ricadano su uno solo dei due, ed è un carico mentale importante, quindi non va lasciato su uno solo dei genitori, perché è un carico mentale davvero... È per questo che è condiviso. Esatto, esatto, quindi il calendario, sì, condiviso il carico ed è condiviso il calendario, e questo aiuta davvero a rendersi conto di quanti siano gli impegni che poi nell'arco della giornata si sommano, che sembrano, anzi sono alle volte anche molto piccoli, ma la somma di tutti questi piccoli impegni a fine giornata fa una stanchezza davvero devastante in alcuni giorni. Ma sì. Perciò noi abbiamo creato un calendario condiviso che usiamo per segnare tutti i nostri impegni personali, di lavoro, familiari, quello che è, in modo che riusciamo più o meno a non creare sovrapposizioni impossibili da gestire e a facilitare poi l'organizzazione di ognuno, se dobbiamo prendere un appuntamento, se dobbiamo organizzare uno spostamento, la cosa viene un po' più facile. In casa noi usiamo tutti i dispositivi Apple e i servizi del cloud, ma quello che facciamo è agnostico dal punto di vista del fornitore o dei dispositivi, perciò
con gli strumenti che preferite, potrebbero essere quelli di Google piuttosto che di Microsoft o quello che volete voi, noi abbiamo strutturato questo sistema che ci permette di avere sott'occhio tutto e di fluidificare tutti quelli che sono i problemi che vengono fuori nel gestire il calendario di ognuno. Bisogna dire che avere un calendario condiviso non basta, dobbiamo dircelo. Quindi abbiamo istituito ogni lunedì mattina un incontro, sembra strano dire che ci siamo programmati praticamente una riunione tra noi due, che abbiamo chiamato Startup Week, quindi l'inizio della settimana, ed è il momento in cui facciamo il punto e prendiamo le decisioni su come gestire gli impegni. A volte si possono spostare alcune cose per incastrarle meglio, altre volte ci sono sovrapposizioni che non si sono riuscite ad evitare, quindi si prendono decisioni su come gestirle, eccetera, eccetera. Ogni venerdì mattina ci incontriamo quindi, sempre nello stesso modo, nella nostra sala riunioni, ovvero la cucina di casa, per un... Il cuore della casa, la cucina, registriamo il podcast, mangiamo, facciamo le riunioni, facciamo tutto. Le cose importanti si fanno. Sì, sì, sì. E dicevo, ogni venerdì mattina quindi abbiamo un end of week, fine della settimana, per fare di nuovo il punto della settimana, riverificare il weekend, organizzare la settimana successiva, chiaramente in linea di massima, per poi il lunedì andare sui dettagli. Questi pochi minuti ci cambiano la programmazione, perché ci permettono di metterci al riparo da imprevisti prevedibili e che quindi tanto imprevisti non sono, e possiamo pianificare le attività familiari da fare insieme nel migliore dei modi, senza sprecare tempo, buttarlo via o trovarci magari impreparati. O poi discutere per disorganizzazione, che è la cosa peggiore. Quindi abbiamo preso degli strumenti, dei metodi che si usano sul posto di lavoro e, come abbiamo già fatto in altri casi, li abbiamo presi e trasportati nella vita familiare, perché secondo noi ci aiutano a vivere meglio il tempo che abbiamo in famiglia, che è la nostra priorità. E l'altra cosa che abbiamo importato e che a me piace tanto sono le checklist. Sentite come le ama, come lo dice. Checklist. Ne abbiamo una scolastica degli indispensabili, quindi tutto quello che deve comunque esserci su tutti i giorni di scuola, materiale scolastico, e poi una checklist giornaliera costruita in base al programma delle lezioni, con i libri e materiali specifici delle materie. Quindi questa variabile stiamo aspettando l'orario per metterla insieme. E poi ci sono due note a pie pagina che secondo me sono la vera chicca e sono le cose che fanno la differenza. Hai fatto i compiti? Nota numero uno. E al numero due, devi portare qualcosa di particolare a scuola. Questo torna utile se ci sono delle attività extracurricolari, gite, teatro o altre cose non definite, che però richiedono qualcosa da portare in più rispetto al solito. Sì, perché arrivare a scoprire la gita del giorno dopo e che quindi serve il panino, il picnic o qualunque altra cosa alle 9 di sera per una mamma disorganizzata da questo punto di vista come me è assolutamente complicato. Sì. Ci sono quelle mamme che hanno sempre qualcosa, no, di pronto da dare o da... qui in questa casa no, quindi lo devo sapere prima. Sì. E poi abbiamo una checklist per gli impegni sportivi, perché... Non so, fai nuoto, ti servirà il costume, gli occhialini, le ciabatte, l'asciugamano, il doccia schiuma, il phon. Fai uno sport di squadra tipo basket, pallavolo, calcio, ti serviranno le scarpe, la maglietta, vari accessori, le cose per la doccia. Vai a cavallo, fai arti marziali. L'importante, qualunque sia lo sport, è che non manchi nulla. Perché se manca qualcosa, salti l'allenamento o comunque ti guasti l'esperienza. Sarebbe veramente un peccato, per cui questa è una cosa a cui cerchiamo di stare più attenti possibile. Finora non abbiamo ancora fatto disastri. E su questo devo dire che sembriamo due sfegatati delle checklist, ma è uno strumento importante anche per le mamme, perché generalmente di tutte queste cose si occupano le mamme, quindi è la mamma che prepara almeno fino a una certa età
la borsa dello sport e fai in modo che non manchi niente. Invece è bene che i bambini, fin da piccoli, per quello chiaramente che è possibile, si abituino a questa autonomia e a prepararsi le loro cose e si sentano responsabili, quindi se dimentichi qualcosa poi non è colpa della mamma. E quindi è importante, perché questo è uno strumento che li aiuta a non dimenticare nulla. Può diventare divertente, chiaramente, perché dipende sempre da come lo presentiamo e da come lo strutturiamo anche graficamente, e toglie un peso dalla mamma e aiuta lo sviluppo dell'autonomia dei bambini. Un ottimo modo è, nel caso venga messo in dubbio l'utilità di avere una lista di cose da guardare, che può sembrare anche agli occhi di un bambino un'attività banale, noiosa, gli si può ricordare che le checklist sono quelle che in ogni volo i piloti di aerei usano per tutte le fasi importanti del volo. E quindi, diciamo, diamo una prospettiva aeronautica a operazioni tutto sommato banali e ripetitive, ma proprio perché sono banali e ripetitive richiedono quell'extra di attenzione per non perdersi e non dimenticare qualcosa in questo caso. Sì, sembriamo organizzatissimi, eh? Non è così, ma diciamo che la maggior parte delle volte ce la facciamo. Poi capita tutto. Capita. Riduciamo il rischio. Ok. E poi c'è un'altra cosa importante che ha a che fare col back to school, che è lo stare all'aperto. E questo ha a che fare con l'idea di godersi il cambio delle stagioni, stando all'aperto in tutte le stagioni. Perché il fascino della natura che cambia, che ci regala paesaggi molto diversi tra una stagione e l'altra, il profumo dell'aria, la consistenza dell'aria, le ore di luce e di buio che cambiano, sono tutte cose estremamente affascinanti che, se ci chiudiamo in casa, soprattutto d'inverno, ci perdiamo. Sì, sono d'accordo, e mentre lo dicevi ho pensato che il nostro andare a scuola a piedi ci permette proprio questo, perché è vero che la consistenza dell'aria e i profumi cambiano nel tempo e ce ne accorgiamo proprio nel tragitto da casa a scuola. E poi nel nostro caso possiamo anche osservare se in montagna è arrivata la neve. Assolutamente, ma quello si sente già dall'aria, l'aria di si neve. Sente si sente dall'aria, però anche dal punto di anche per la vista è una cosa proprio bella da vedere. Sì, sì. Comunque è vero, noi passiamo dallo stare fuori il più possibile nella stagione estiva a locali chiusi durante l'autunno e l'inverno, e ci rinchiudiamo proprio all'interno delle case o della scuola in questo caso, o degli uffici ovviamente. E quindi trascorrere più tempo possibile all'aperto in mezzo alla natura è invece un'abitudine quotidiana che fa bene, fa proprio bene. Sì. Anche perché ci permette di stimolare la curiosità e di educare anche i bambini al mondo che li circonda. E beh, vabbè, della bellezza possiamo parlarne per giorni, ma la meraviglia di camminare nel bosco in tutte le stagioni ha pochi eguali. Ma è proprio il cambiamento che è la chiave, che i bambini si accorgano del cambiamento del bosco, per esempio, dei prati o dell'albero, sì, del parco vicino a casa. E voi avete mai fatto caso a quanto tempo trascorrete all'aperto nelle diverse fasi dell'anno? Fatecelo sapere, commentate e fateci sapere. Anche perché se si rimane chiusi in casa spesso si usano molto molto di più smartphone, TV, videogiochi e schermi di altro genere. Quindi perché non uscire anche col freddo? Sì. Questo è un tema molto delicato ed è oggetto di discussioni, litigi e controversie familiari, perché anche da noi, anche da noi, perché quanto tempo puoi passare davanti a uno schermo è un tema veramente dibattuto. Sì, anche perché gli schermi emettono la cosiddetta luce blu, e questa viene emessa da tutti gli schermi che usiamo ogni giorno, e questa luce blu ha a lungo termine e di fronte a esposizioni di tante ore degli effetti deleteri sui nostri occhi. E questo vale per i bambini, ma vale anche per i genitori. E noi abbiamo scelto di non accendere schermi dopo cena,
è una cosa che succede raramente perché abbiamo istituito la serata cinema, quindi facciamo una cosa che so che ti dà nervi, che è mangiare davanti al film, ma è una cosa che facciamo una volta ogni tanto. Ma di solito le nostre serate non sono davanti a uno schermo. Noi non rifugiamo la tecnologia perché la nostra casa è piena di tecnologia, le nostre vite sono piene di strumenti tecnologici, però cerchiamo di usarli con criterio e di non dimenticare che siamo esseri umani. Anche perché tutto sommato passiamo buona parte delle nostre giornate interagendo con schermi e dispositivi vari, soprattutto noi genitori per questioni di lavoro. I nostri figli chiaramente tendono a fare la stessa cosa perché ci vedono e ovviamente riproducono i comportamenti che vedono. Porsi quindi dei limiti come genitori, introducendo delle sane abitudini all'interno della famiglia anche rispetto a quest'ambito, rende più facile il lavoro di educazione alla tecnologia verso i nostri figli. Non sempre è facile, anzi, io devo dire che alcuni anni fa avevo fatto una scelta radicale di non avere la televisione in casa e non è stato facile, ovviamente, però si può fare. Beh, non abbiamo ancora adesso la televisione come TV in casa perché non abbiamo neanche collegato il cavo dell'antenna e fruiamo di contenuti da altre fonti, quindi la usiamo, ma la usiamo a nostra completa discrezione. E una delle cose che abbiamo fatto è scegliere per esempio un orario nel quale è possibile usare smartphone, tablet, videogiochi o guardare cartoni animati, serie televisive. Questa è stata la prima cosa che abbiamo introdotto ed è un modo per guidare anche i bambini verso scelte consapevoli. E quindi abbiamo questa policy familiare molto semplice che include due cose: un'ora di schermo circa al giorno e niente schermi dopo cena. Poi abbiamo due piccole eccezioni che sono proprio eccezioni, perché alla mattina nella nostra routine quotidiana, prima di uscire di casa, diamo un'occhiata alle nostre webcam preferite in giro per il mondo su Earthcam TV. Abbiamo le nostre preferite, tipo la piscina degli elefanti a Bali, abbiamo la cappella dei matrimoni di Elvis, abbiamo... Questa non è la mia preferita, ma va bene, andiamo avanti. Se riuscite a vedere dei matrimoni è stata un'esperienza mistica. E poi diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, perché abbiamo una piccola stazione meteo casalinga della Netatmo e tramite l'app diamo un'occhiata a come sono le previsioni e capiamo anche cosa c'è scritto nelle previsioni, che tipo di dati vengono rilevati. Abbiamo scoperto cos'è il pluviometro, abbiamo scoperto cos'è l'anemometro, come funzionano. E è interessante, curioso, sono pochi minuti ogni mattina che però allargano gli orizzonti. Ci fanno capire se ci serve portare l'ombrello oppure no. Questa è un'altra cosa fondamentale. E poi c'è la parte migliore in assoluto del back to school. Vedevamo l'ora di parlarne. Sì, questa è la parte migliore di tutto. Il momento in cui saremo soli. Perché saranno tutti a scuola. Sarà bellissimo. Quindi noi abbiamo organizzato tutte queste cose. E siamo spossati, non ne possiamo più, e quindi abbiamo organizzato un'ultima cosa che è solo per noi e senza bambini. Abbiamo scelto di concederci una vacanza che durerà giusto il tempo di una mattina, cioè quello dell'orario di scuola. Ma il primo giorno di scuola per entrambi, chiaramente, perché purtroppo non coincidono, ma il primo giorno in cui entrambi saranno a scuola, noi ci concederemo questa vacanza mattutina. Abbiamo liberato l'agenda, vero che l'hai liberata? Assolutamente sì. Controlleremo. E ho anche fatto la prenotazione nella località termale segreta. È opportuno, direi necessario, un momento di pace, di coppia, per riconnetterci, per riallinearci, per recuperare le energie investite in questi ultimi giorni, settimane di vacanza e anche nell'organizzazione appunto del back to school. Quindi può essere anche, se preferite, un investimento sulla nostra salute mentale e sulla salute della coppia, che è assolutamente fondamentale. Bene, noi siamo curiosi. E voi cosa farete il primo giorno di scuola dopo aver lasciato finalmente la prole in aula?
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani. Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista. Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione. E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea. Slango Foil!